C'è una consolazione umana, una consolazione terrena, una consolazione diabolica che noi possiamo cercare nelle cose di questo mondo. Eva porge ad Adamo il frutto che doveva consolarlo. Ma quel frutto intossicò Adamo. Anche noi siamo chiamati a consolarci e a dare consolazione. Non facciamo come Eva, che porge ad Adamo una consolazione terrena, diabolica, umana. Non è questa la consolazione di cui noi parliamo, ma la nostra consolazione è una consolazione divina. C'è un altro albero, l'albero della vita, da cui pende un frutto. I nostri padri non lo mangiarono. E quando tentarono di mangiarlo, due cherubini con le spade sguainate impedirono l'accesso alla porta del paradiso. Adamo ed Eva, avendo fatto esperienza della tribolazione e della sofferenza, tentarono di varcare le soglie del paradiso per andare a cercare il frutto della vita. Ma trovarono i cherubini con le spade sguainate, impedirono l'accesso. E ritornarono mesti, restarono in questa terra che produceva tribole spine. La sofferenza, la tribolazione accompagna così il cammino dell'uomo. Però il buon Dio, perché un Dio buono, il Dio di ogni consolazione, promette ai progenitori che un giorno avrebbero avuto colui che li avrebbe salvati. Il Redentore, promesso il frutto dell'albero della vita. E quell'albero della vita fu piantato sulla terra, fu sepolto nella terra. E un giorno, dopo millenni e millenni di incubazione, questo albero nacque, era il germoglio della radice di essa. Spuntò quest'albero. Gli angeli del cielo alibirono i serafini, i cherubini, le potestà, le dominazioni. Videro sulla terra l'albero della vita, l'albero nuovo, tutto diverso dagli altri alberi, diverso dagli alberi della terra, diverso dagli altri uomini. Gli alberi che camminano sulla terra, nessuno di questi alberi che camminano sulla terra, nessun albero della foresta umana assomigliava a quest'albero. Era diverso, e gli angeli vedevano e cresceva quest'albero. E da quest'albero un giorno venne il frutto della vita. Colui che nascerà da te sarà il Santo, il Figlio di Dio. Prendi con te Maria, tua sposa, avvicinati a quest'albero, ma il frutto che nascerà sarà il Salvatore del mondo. Egli salverà il mondo dal suo peccato. E quest'albero ha prodotto il frutto
il dolce frutto. Chi mangia di questo frutto vivrà in eterno. Questo è l'albero della consolazione che Dio dà all'uomo. E qui incomincia il nostro insegnamento. Quello che ho detto è una premessa. L'umanità è in cammino. Il popolo eletto che rappresenta tutta l'umanità è in cammino nel deserto. Siamo al capitolo 15 dell'Esodo. Il popolo arriva a Mara. Era arrivato al deserto di Sur. C'era tanta sete. Per 3 giorni vagano nel deserto in cerca di acqua. Finalmente trovano l'acqua, ma l'acqua è amara. Non si può bere. Sono ammalati gli israeliti, portano le malattie dell'Egitto. Tutti sono malati, camminando nel deserto. Hanno portato le malattie dell'Egitto. Il popolo si lamenta, e nella tribolazione, nella sofferenza, nella malattia. E l'acqua è imbevibile. Il condottiere Mosè, in cui è Cristo Gesù che guida il popolo verso la salvezza, grida a Dio suo Padre: Padre, le acque sono amare. E Dio dice: prendi il legno, quel legno, mettilo nell'acqua e l'acqua diventerà dolce, potabile, non solo. Ma chi berrà di quest'acqua risanerà da tutte le malattie, perché io sono il Signore che ti guarisco. E Mosè prende il legno e lo butta nell'acqua di Mara, e l'acqua diventa dolce, potabile, non solo. Ma chi beveva di quell'acqua guariva da tutte le malattie contratte in Egitto, dissetava e guariva. Mara è la condizione dell'uomo nel deserto di Sur. È la condizione nostra umana nel deserto di Sur. Noi vaghiamo per 3 giorni nel deserto e non troviamo acqua, e se acqua troviamo, questa è amara. Ma col legno indicato da Dio, che è il legno del paradiso terrestre, in figura, viene risanata l'acqua di Mara e vengono distrutte tutte le malattie. Quel legno è il legno della croce. Questo legno, da cui pende il frutto benedetto di quell'albero meraviglioso, diverso dagli altri alberi della foresta, maturato in quell'albero bello, che fa meraviglia agli angeli. Quest'albero che è Maria produce questo frutto. Chi mangia del frutto appeso all'albero della croce, egli berrà le acque di Mara, le sofferenze della vita,
diventata dolce e guarirà da tutte le malattie. Questo è il mistero di Mara. Poi vedremo il mistero di Elim, di cui già avete cominciato a fare esperienza nei simposi questa mattina. E continuerete così a sondare, a scavare, perché il mistero di Elim è un altro mistero connesso con Mara. È la croce che rende potabili le acque amare della vita, le sofferenze e le tribolazioni, che si coniugano, come abbiamo visto nel testo introduttivo, con paraclesis, con la consolazione. La croce. Prima di parlare della croce avremmo dovuto parlare, come abbiamo fatto altrove, delle tre consolazioni, ma non abbiamo avuto tempo, è sufficiente averne parlato. Noi non possiamo addolcire l'amarezza della vita e le tribolazioni con la consolazione umana, né con quella terrena, tantomeno con quella diabolica. Le scritture parlano chiaramente. Una consolazione umana. Lasciamo stare le altre consolazioni terrene e diaboliche. Ci dilungheremmo. O ricchi, voi avete la vostra consolazione, dice Dio, Gesù, in Luca. Guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione, ma la ricchezza non consola. E neanche il piacere consola, è tossico, non ne ha fatta esperienza. Ma neanche la consolazione umana consola, né la scienza né l'amore. Due tipici esempi, la scienza. Giobbe è malato. I tre amici, con la loro sapienza, non arrivano a consolare Giobbe. Ma Giobbe dice, le vostre consolazioni mi sono di peso, non li sopporto. Non datemi parole consolatorie, andatevene via. Io resto nella mia sofferenza, nella mia tribolazione. Gli spiego il mistero della sua sofferenza, ma no, Giobbe non è convinto, perché tutte le spiegazioni non possono togliere, perché tutte le spiegazioni possono si illuminare, ma non possono dare. Soltanto Dio può dare, spiegare e dare. Neanche l'amore, l'amore umano, può togliere dalla tribolazione. Non fu consolato David da Betsabea e dai propri ministri quando il figlio del peccato nacque ed egli lo vide morire. Egli giaceva per terra, tutti si radunarono attorno a lui. Betsabea e gli altri ministri, gli altri figli, ma lui non poté consolarsi. L'amore tenero di Betsabea, l'amore sincero dei figli, non arrivò a consolare David e neanche Giacobbe. Restò consolato quando, dopo la morte di Giuseppe, i figli e le figlie vennero a consolare il padre.
Voi non potete consolarmi, diceva Giacobbe. Io non vedo l'ora di scendere nello Sheol per vedere il mio figlio Giuseppe. Ecco la mia calizia è sulla mia testa. Ormai sono vecchio. Ormai la mia vita è finita. Io non vedo l'ora di congiungermi e di rivedere nello Sheol mio figlio che hanno ucciso. E dice la scrittura, non volle essere consolato, non poté essere consolato. Ecco l'uomo con tutta la scienza, tutta la saggezza, con tutto l'amore del suo cuore, non arriva a consolare l'uomo. Può offrirgli qualche cosa, ma la consolazione che l'uomo attende supera il potere consolatorio di tutte le creature umane, perché la sua sofferenza è la sofferenza di un cuore che tende all'infinito, il suo voto è infinito, non il denaro, non il sesso, non il successo, non la scienza, non l'amore, arrivano a colmare il cuore dell'uomo. Soltanto Dio può colmare il cuore dell'uomo, e Dio scende nel cuore dell'uomo con legna dalla croce. Il cuore dell'uomo Mara, dove c'è la sofferenza, la tribolazione, la malattia, soltanto guarisce, soltanto rivede la luce quando il legno dalla croce addolcisce e cambia le acque amare in dolci, le acque impotabili in acque potabili. E allora ecco, entriamo nel mistero della croce, che è l'unica consolazione data all'uomo. E qui vorrei ribadire questo concetto. La consolazione di cui noi parliamo non è un antidoto alla sofferenza, alla tribolazione, quasi che noi, dando la nostra consolazione, anche quella divina, noi compensiamo o annulliamo la tribolazione, compensiamo o annulliamo la sofferenza. Come l'amaro, quando si ci mette lo zucchero, non è più amaro, diventa dolce, non è un correttivo la consolazione di cui noi parliamo, ma è al contrario. Cioè, quella sofferenza diventa bella, dolce, quella tribolazione diventa potabile, bella, dolce. Bella vedersi, dolce gustarsi. Quella tribolazione dà la vita, perché quella tribolazione, quella sofferenza ha tre grandi valori. Porta il frutto della vita, Cristo Gesù. E allora in che cosa consiste questo valore della croce? Vedremo, non vado per secondo lo schema, ma vediamo di schematizzare. Ma lo anticipo. Cioè, la croce di Cristo viene piantata dentro di noi e produce tre dimensioni in noi, secondo tre leggi: la legge della conformità, la legge dell'associazione, la legge della redenzione. Vedremo.
Per il momento abbiate in mente queste tre leggi. Ma andiamo per ordine. La croce. Guardando lo schema che ho preparato, trovo, e ve lo voglio dire così avete mentalmente uno schema, le tre leggi, un altro schema, la croce fabbricata da noi, la croce fabbricata dagli altri, la croce fabbricata da Dio, la croce del proprio peccato, la croce della propria eredità, la croce della famiglia, la croce dell'ambiente, la croce delle persecuzioni, la croce delle malattie. Vedremo queste croci, ma prima di entrare nella croce umana, andiamo alla croce di Gesù. Verso metà della sua vita, Gesù incominciò a parlare della croce. Però Gesù incominciò a soffrire e a portare la croce fin dal grembo di sua madre e associò alla croce, al mistero della croce, tutti quelli che entrarono in contatto con lui. Prima sua madre, poi San Giuseppe, poi gli apostoli, tutti quelli che entrarono in contatto con lui incominciarono ad entrare nel mistero della sua croce. Ecco il mistero. Gesù nasce con la croce. Fin dal momento in cui è nel grembo di Maria e associa Maria al mistero della croce, perché tutti quelli che vengono in contatto con Gesù, per la legge della somiglianza, della conformità, subito sono crocifisse, cioè sono crociati, portano il segno della croce. Maria riceve l'annunzio dell'angelo, dice sì. Quel sì già è una croce per Maria. Essa si abbandona al piano di Dio, comprende tutto e incomincia a soffrire. La gravidanza di Maria coincide con la croce di Maria. Pensate, quella ragazza, 15 anni, si trova incinta. Sua madre Anna è a conoscenza. Il dolore di Anna, il dolore di Gioacchino, una ragazza madre, sanno chi è Maria. Ma come possono comprendere il mistero? Maria può dire sì, è venuto l'angelo, mi ha detto questo e questo, io ho detto di sì. Comprendono o non comprendono? E sono i parenti. Che devono dire i parenti? E Giuseppe, la sua fidanzata, bella, pura, santa, ma incinta. E i parenti di Giuseppe. Maria crede bene sotto l'illuminazione dell'angelo e dello spirito di andare fuori. E per 3 mesi va fuori, 3-4 mesi, per sottrarsi all'ambiente in cui si trova, ambiente di sospetto. In quel paesino di 200 abitanti, questa ragazza incinta, nessuno poteva dir male, ma cos'era successo?
La notizia era prima proprio nei primi, nei parenti quali celavano questa cosa nuova. Maria se ne va da Elisabetta, sta con lei. Quando ritorna, e allora ecco, vedono Maria incinta, l'angustia di Maria, l'angustia dei parenti, dalla parte di Maria e dalla parte di Giuseppe. Maria è silenziosa, spiega agli intimi, ma come si fa a convincere? Diranno i suoi nemici, i farisei a Gesù, noi non siamo nati dalla prostituzione, noi siamo figli di Abramo, rinfacciano a Gesù questa diceria. Gesù soffre, porta la croce, porta la croce. I sentimenti di Maria, le paure di Maria, l'angustia di Maria si trasmettono a Gesù. Gesù soffre in Maria, porta la croce di sua madre. Comincia a soffrire fin dal momento della concezione. Tutto ciò che succede attorno a Maria, Gesù lo sente attraverso sua madre e soffre dall'amarezza di sua madre. Maria con Giuseppe vanno a Betlemme, deve nascere là, secondo la legge, un duro viaggio, soffre Maria, soffre Giuseppe, soffre Cristo. Gesù nasce nel silenzio della notte, non ci sono angeli sulla grotta, gli angeli sono nel luogo dei pastori, a 2 chilometri di distanza, ma là sulla grotta di Betlemme, silenzio, buio, così nasce il Figlio di Dio. E tutta la vita di Gesù è una sofferenza nel scappare. Un uomo che fugge, Maria deve scappare, Giuseppe deve scappare, l'ombra di Erode, il timore di Maria, il timore di Giuseppe si trasmettono a Gesù. Gesù porta la croce, tutte le paure umane, Gesù comincia a gustarle. Là nel Tempio c'è Simeone, illuminato dallo Spirito, dice: questo bambino, oh, è la mia gioia, ormai posso morire, ma questo bambino vede nel futuro e lo rovina per molti in Israele. Resurrezione sì per molti, ma rovina, perché si manifesta i pensieri dei cuori. Poi guarda Maria, e a te Maria la spada trafiggerà il cuore. E Maria sente, i guai di Maria incominciarono con Gesù. Chi si accosta a Gesù avrà dei guai, perché la legge della conformità, la legge della somiglianza, niente da fare. Però la legge della somiglianza è legge della gloria, conforme a Cristo nella passione, conforme a Cristo nella gloria. Lo dirà subito Pietro nella prima lettera. Io anziano, partecipe della sofferenza di Cristo e della sua gloria. Ecco, nello Spirito Santo Pietro comprende questa partecipazione al Cristo sofferente e al Cristo glorioso. Legge della conformità.
tutte le lettere pauline sono piene della legge della conformità, però non possiamo molto dilungarci. E allora Gesù nella sua vita porta la croce fin dall'inizio, e Maria, la più vicina a Cristo, incomincia a soffrire insieme con lui e porta la croce. E Giuseppe un poco pure, anche lui, a 12 anni, quel povero padre cerca il figlio. Dio l'aveva affidato a lui e lui lo perde. Che dolore, non era un figlio qualunque. Era il salvatore dell'umanità. Avevano perduto Dio, avevano perduto il salvatore di tutti gli uomini. Un'enorme responsabilità. Non mangiare, non bevere, non dormire, no? In quei due giorni. E il figlio, bello, sereno, là che disputa con il dottore e poi si volge con sussiego al papà e alla mamma, e non sapevate, che dovevano sapere? Non sapevate che io dovevo trovarmi nelle cose di mio padre? Qual è questo padre? Il padre sono io, Giuseppe. E la madre era allibita, non sapevate, e inghiottiva, inghiottiva Maria. Osservava queste cose nel suo cuore. Diceva bene Maria a Santa Brigida, la quale, rivolta a Maria, diceva: beata te, o Vergine Maria, che hai avuto la gioia di stare per tutta la vita con Gesù tuo figlio. Ah! E diceva Maria: ah, Brigida, Brigida, se tu sapessi, non è passata un'ora sola della mia vita in cui lo stare vicino a Gesù fosse per me gioia. Ho patito sempre stando vicino a Gesù. Questo perché più si sta vicino a Gesù, più si patisce. Per la legge della conformità. Ecco, allora si profila, qual è la consolazione nostra? La consolazione di essere conformi al capo. Ma poi vedremo. Continuiamo nella vita di Gesù. Gesù entra nella vita pubblica, lascia suo padre e sua madre. Probabilmente suo padre muore. Dopo la morte di Giuseppe, Gesù saluta sua madre: me ne vado. Te ne vai, me ne vado nel redimere il mondo. Ti vengo appresso, no? Tu devi stare a casa. Al massimo ci saranno altre donne a seguirmi, ma tu devi rimanere a casa. Maria non è nel seguito femminile di Cristo e Maria patisce. Sappiamo la vita di Gesù. Tribolazioni, guerra con i suoi avversari. Ci sono oasi di gioia, ma ci sono patimenti. Tutta la vita pubblica di Cristo è una sofferenza, una croce. E alla fine le cose maturano. Il frutto lo comincia a maturare. I discepoli comprendono. Comprendere o non comprendere? Incominciano a non capire più Cristo. Credevano che Cristo dovesse entrare nel regno. Ed essi si illudono di diventare i ministri del nuovo regno. Ecco la madre dei figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, si presenta a Gesù. Gesù ha sempre rispetto per le donne. Sapete perché? Perché era nato da donna, l'uomo non c'entrava. E allora, per gli uomini veleni ne aveva, per le donne no. Per le donne no. Era nato da donna.
aveva un senso di rispetto, e del rispetto per sua madre, che lo portava ad avere rispetto per le donne. E li vise a suo seguito, scandalizzando tutti, perché un maestro di Israele, un rabbì, che avesse a seguito le donne, era un'oscenità, era una cosa inaudita. Le donne in Israele inquinavano. Se entrava una donna in una sinagoga, mentre si leggeva la legge, bisognava chiudere il libro, perché la presenza di una donna inquinava la lettura della legge, la lettura della Bibbia. Se doveva smettere. E Gesù, che si portava presso le donne, scandalo. Scandalo quando la Maddalena, ai piedi, lui beato, e lei beata, ma lui beata perché si lasciava lavare i piedi, lei beata perché il suo peccato era perdonato. Gesù fu sempre rispettoso delle donne, ed esse lo contraccambiarono con loro amore. Una donna sola, lo vedremo oggi nel Vangelo, una donna sola, fa eccezione. Subirono il suo fascino e condivisero le sue pene. Gesù nella vita pubblica porta la croce, sotto la croce trova il discepolo che lo amava, trova le pie donne, lo avevano consolato lungo il cammino. Ecco, nella Via Crucis abbiamo una stazione, le donne che consolano Gesù. E lui parla del legno, il legno verde e il legno secco, lui è il legno verde. Tutti sono legni secchi, l'unico legno verde, il legno della vita. Muore sulla croce, ma per ben tre volte egli annuncia ai discepoli che deve morire sulla croce. I discepoli non comprendono niente. Va sul Tabor, nel cammino verso Gerusalemme, e fa parlare Elia e Mosè con lui, argomento la croce. Proprio nella gloria, Mosè ed Elia parlano della croce di Gesù. E Gesù, discendendo e continuando il cammino verso Gerusalemme, riprende il discorso della croce, necessaria che il figlio dell'uomo vada a Gerusalemme, e lì gli anziani lo prenderanno, lo legheranno, lo metteranno a morte. Risusciterà il terzo giorno, ma lo metteranno a morte. Ma non capiscono. Pietro si mette e dice, vai, dove vai? Dove ci porta? A Gerusalemme a patire? No, quando mai? Ecco, Pietro a nome di tutti, e Gesù continua imperterrito ed entra in Gerusalemme, lava i piedi dei discepoli. Ormai si avvicina il momento. Che succede? Gli apostoli fuggono, uno lo tradisce, il prediletto Pietro lo rinnega, sale sulla croce solo, quasi rifiutato dalla terra, muore, consumato est, tutto è compiuto. Ecco la croce piantata nella vita di Cristo. Ma egli dice, quando sarò innalzato sulla croce, attirerò tutti a me. E la Chiesa canta, ha regnato dal legno Dio, Dio regna sul legno. È il legno del paradiso terrestre, l'albero della vita, che è stato trasferito qui sulla terra, l'albero di Maria, che ha germinato e ha condotto alla croce il suo figlio Gesù. Adesso l'albero è piantato sulla vetta, la radice sua madre, e lì la radice di esse, ai piedi della croce,
ma da quel ramo dalla croce pende il frutto della vita. Gesù insegna agli uomini, insegna la via della croce, per cui la croce non è soltanto piantata nella vita di Gesù, ma nell'insegnamento di Gesù. Gesù dice che bisogna prendere la croce e seguirlo. Chi vuol venire dietro di me, prenda la sua croce e mi segua ogni giorno. Dobbiamo uscire fuori, dirà lo scrittore nella lettera agli ebrei, fuori gli accampamenti, portando anche noi la croce di Cristo. E dirà Paolo che bisogna portare la croce. Lasciamo da parte l'insegnamento di Cristo sulla croce, perché il tempo corre, e andiamo alla croce di Cristo piantata nella nostra vita. Qui scatta la legge della conformità e dell'associazione. Dovremmo fare una lunghissima carrellata sui testi scritturistici, ma non abbiamo il tempo. Qui ho raccolto tutti i testi che riguardano la croce. Sono due pagine fitte. Ma che poi potremmo anche dare, ma semplicemente a leggere questi testi consumeremmo una mezz'ora e non abbiamo questo tempo. Comunque l'insegnamento costante di Paolo, di Pietro e di Giacomo è questo, che il cristiano deve essere anche lui crocifisso. Scatta la legge della conformità e dell'associazione. Io compio in me quello che manca alla passione di Cristo. Siamo associati a Cristo per completare con Cristo la redenzione del mondo. Dunque è un'associazione redentiva. La redenzione è operata da Cristo capo ed è operata da Cristo corpo, che siamo noi, associati al capo. Per cui scatta una legge che tutti quelli che sono in Cristo Gesù debbono essere crocifissi come Lui e portare la croce come Lui e morire come Lui sulla croce. L'uomo vecchio deve morire per nascere l'uomo nuovo. Questo noi lo viviamo nel battesimo, quando uniti a Cristo nella fede scendiamo dalle acque della sua morte, moriamo con Lui per risorgere con Lui a vita nuova. Per cui la croce è nella vita del cristiano, per queste tre leggi che ci devono fare assomigliare a Cristo, perché la legge fondamentale enunciata da Paolo ai Romani 8 è questa: conformarsi fieri, ossia essere conformi a Cristo Gesù. Come abbiamo portato l'immagine dell'uomo terreno, così porteremo l'immagine dell'uomo celeste. Io sono un solo Cristo, Cristo crocifisso. Tau per il cristiano non esistono, tau, quelle che noi vendiamo, che ci fanno assomigliare ai taoisti. Diceva una moglie a suo marito che portava il tau, e il marito, che sapeva di scienze orientali, allibì: ah, ti sei fatta taoista che porti il tau. Aveva confuso tau.
Il Tao è comprensibile col crocifisso. Questo Tao che si trova nel petto di tutti, anche dei delinquenti, anche dei mascalzoni, che entra nelle discoteche e nei luoghi di oscenità, perché tutti portano il Tao. È una profanazione. Io non posso vedere il Tao. È un amuleto. È diventato un amuleto. Comprende il crocifisso. Dovrebbe essere l'uomo crocifisso. Se l'uomo è crocifisso, è il crocifisso e porta il Tao, ma lui è un crocifisso, bene. Ma se l'uomo non è un crocifisso, ma è un godente, quel Tao è un amuleto. Portiamo il crocifisso, non i Tao. Comunque, la croce, siamo ad Emmaus. I due discepoli camminano, sono mesti, e Gesù in veste di viandante è là che cammina. Credevamo, ma ormai il terzo giorno le nostre speranze sono svanite. E il passeggero dice: non sapevate che il Cristo doveva scendere alla gloria mediante la sofferenza, la croce? E incomincia a parlare di Gesù con la croce e la sofferenza, iniziando dalla legge, dai salmi, dai profeti. Io avrei voluto assistere all'interpretazione che Gesù faceva della legge, dei profeti, dei salmi, perché nei profeti, nei salmi e nella storia del Vecchio Testamento c'era lui. Sì, possiamo un po' pensare a che cosa così allodesse Cristo presentando se stesso nella storia sacra. Mosè parlava di Geremia, figura di lui, parlava di Davide, figura di lui, parlava del servo di Yahweh, ma nei salmi, qualche cosa nei salmi, e tutti i profeti. Non sappiamo cosa dicesse Cristo, però dice che a cominciare dalla legge fino agli ultimi profeti parlava della necessità che il Cristo passasse attraverso la croce per arrivare alla gloria. Questo è detto per noi. Non possiamo arrivare alla gloria se non passiamo come Cristo attraverso tutte le sofferenze che troviamo nella legge, nei salmi, nei profeti. La vita del cristiano deve essere segnata dalla croce, altrimenti non è vita cristiana. Quelli che piamente vogliono vivere in Cristo Gesù hanno crocifisso la propria carne con i vizi e le passioni. Quelli che sono di Cristo Gesù subiranno persecuzioni e tribolazioni. E anche quando Cristo promette agli apostoli ogni ben di Dio, perché hanno rinunciato alle cose terrene, avranno il centro, in case, in fratelli, in sorelle, in madre, in tutto, ma non senza tribolazione. E poi la vita eterna. Per cui quando Cristo promette ogni bene di Dio in questo mondo, ogni abbondanza, però non senza persecuzione, vuol dire che la persecuzione deve accompagnare il cristiano. E allora vediamo un poco le forme di croce che noi abbiamo. Andiamo al pratico.
abbiamo visto la legge della conformità, della somiglianza, la legge dell'associazione, la legge della trasformazione in Cristo glorioso. Vediamo adesso le croci. La croce che tante volte noi ci fabbrichiamo è la cosiddetta croce nera. La croce fabbricata da noi col permesso di Dio. Cioè, perché Dio permette così nella vita dell'uomo in questo mondo. La croce del mio peccato. È una croce redentiva. Quando tu soffri per il tuo peccato, te lo hai fabbricato tu, ma ne porti le conseguenze. Un'abitudine di peccato che tu non arrivi ad eliminare. Tu cerchi di scrollarti dal tuo peccato, o superbia, o ira, o lussuria, o deviazione morale, o invidia, gelosia, avarizia. È il tuo peccato. Porti la croce. Il peccato l'hai fatto tu. Sei conseguenza del peccato. E questa è una croce per te. Ma è una croce redentiva. Se tu soffri e se tu lotti per eliminare questo peccato, già questa croce è redentiva per te. Procediamo così, molto svelti. La croce della propria ereditarietà. Tu sei nato da questo padre e da questa madre. Tu porti nel tuo sangue queste tendenze. Non ci puoi fare niente. Hai ereditato. È una croce che tu porti. Porta quella croce redentiva per te. La croce della propria famiglia. Sei nato in una famiglia, c'è un padre intrattabile, una madre meno trattabile, oppure vanitosa, oppure un po' strana, e tu devi vivere con la tua famiglia. Tuo fratello è scapestrato, tua sorella ha fatto una malavita, tu vivi in questa famiglia, e la famiglia è una tua croce. Ma tu sei buono, tuo marito è buono e i figli sono scapestrati. È una croce. Pensate per esempio a Eli, un sacerdote santo, due figli scapestrati, la sua croce. Pensate a Samuele. Samuele è il grande profeta, i figli Giac de Furca, i figli di Samuele Giac de Furca. Da Samuele santo nascono due figli cattivi, da Eli santo nascono i figli cattivi, ma i figli sono croce per il padre e per la madre. Quante mamme buone, quante mamme sante, crocifisse per i figli, legate ai figli, legate a doppio legame, legate ai figli, sono là, legate alla croce. È la croce, i tuoi figli sono la croce, alla voce del papà, alla volta la croce la mamma, alla volta la croce sono i figli, alla volta la croce sono i fratelli, alla volta sono le sorelle. In una comunità, diceva San Giovanni Bergamans, la mia massima penitenza, la mia massima croce è la comunità. Noi parliamo così bene della comunità, è il luogo bello, ma è il luogo dove si soffre, il luogo dove si patisce. Fratello tradisce fratello, la sorella tradisce la sorella, colei che ti sta accanto ti tradisce, come dice la scrittura, chi sparla, chi occhiaglia, è una croce. Vivere in comunità è soffrire, è morire ogni giorno, ed è lì che ti fai santo, in comunità. Questa è la croce dell'ambiente, la croce delle persecuzioni. Sei perseguitato, non hai fatto niente, ma lì ti perseguitano, ce l'hanno con te. Ma perché ce l'hanno con me? Me non ho fatto niente. Ah no, e buon Dio, che permette le persecuzioni.
coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù, persecuzione me pasiuntur, saranno oggetto di persecuzione. Niente da fare, persecuzione all'ambiente, la lingua, persecuzione fuori, le persone, sospette, dicerie, calunnie. Poi nella vita politica non ne parliamo, nella vita civile non ne parliamo, la lotta per la vita, quante persone in carcere, quante persone che soffrono, quante persone che hanno avuto l'infarto perché sono state perseguitate. Persecuzione. C'è la grande croce della malattia. Un bel giorno, io che godevo buona salute, eccoti, cancro, oh, carcinoma, oh, cirrosi, oh. Ma fino a ieri stavo bene. Ecco la malattia. La malattia. Fai un esame di sangue, non te l'aspettare, e trovi il diabete a 300. Come mai, che ci succede qua? La malattia, che è la sofferenza grande, ecco una croce. Vedete come la croce prende diverse forme, ma è la croce di Cristo, la croce dove tu sei santificato. Poi ci sono le croci fabbricate dagli altri, abbiamo visto, le croci fabbricate da noi e le croci fabbricate dagli altri. La malattia è la croce fabbricata da Dio. Tante volte la persecuzione è una croce fabbricata da Dio, sia che la fabbrichiamo noi, sia che ce la fabbricano gli altri, sia che ce la fabbrica Dio, la croce ci sarà sempre. Perché è vero quel detto del Vangelo: chi vuole venire dietro a me, prenda, no, se la devo fabbricare, è là la croce, terra, prenda, la prende, perché già è là, eh. Se la carichi sulle spalle ogni giorno, quotidia, e mi segua, dove? A Calvario, per essere crocifisso sulla croce, non per buttarla via a Calvario e scapparsene, no, per essere crocifisso e morire sulla croce. Che vita quella del cristiano. E qui però la consolazione, perché scatta la triplice legge, la legge della conformità, la legge dell'associazione, la legge della redenzione.